È un pescatore che sa anche russare. Ah, quello è papà orso. Bravo gatto, hai ragione, era papà. Adesso tocca a te. La pecora e il coccodrillo. Ottima scelta! D'accordo, amici miei. Per rimbalzare da un tasto all'altro e superare il concerto d'organo del polpo, dobbiamo saltare, saltare, saltare come un coniglio. Guardate me! Sei divertentissimo quando saltelli, Daisy. Trasformiamoci tutti in conigli saltellanti. Siete ancora nella vostra bozzana? Sono tutti contenti, si vede che il ballo è piaciuto. Felto, non ci si può fermare. Suoniamo di più. Sì, ma cosa? Io un ballo tosto lo farei. Wow! Ehi, questo polpo ha perso il controllo. Come facciamo ad arrivare alla porta? Volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Devi stare attenta, Delay! Si sposti, la prego, signora lepre. Che divertente! Perché questa grande lepre non ci lascia passare? Che altro può fare felice di lei, Farfalù? Magari le piace ballare. Io sento aria di festa in arrivo! Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Devo approfittarne. Disegnerò velocemente la scena. Bene, l'importante è stare insieme. Della spazzatura stanno rotolando all'impazzata. Come faremo a superarli in questo modo? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno.